Un bambino di 8 anni di Montallegro è morto dopo un impatto con un'automobile sulla statale per Siculiana. Il bambino era a bordo di uno scooter, niente da fare per i sanitari del 118 che sono immediatamente giunti sul posto. E un bambino di 1 anno e mezzo è morto sbranato da due cani a Masca Lucia nel Catanese. La madre si difende dicendo di aver cercato di strappare il bimbo dalla furia degli animali. E al termine di tutte le edizioni dei nostri telegiornali di oggi andrà in onda lo speciale dedicato al caso finanziamenti persi a Naro. L'opposizione accusa la vice sindaco Mirabile che risponde alle accuse insieme al sindaco Lillo Cremona. Un cordiale saluto a tutti i telespettatori del canale 87, bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale di TV Europa, un paese intero sotto shock per la sorte del bambino di 8 anni morto in seguito ad un incidente stradale in contrada Omo Morto lungo la vecchia strada che collega Siculiana a Montallegro, una tragedia assurda sia per l'età del malcapitato che per la dinamica. Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri, era alla guida di un ciclomotore Piaggio SI che per cause ancora in corso di ricostruzione da parte degli stessi militari dell'arma si è scontrato con una Passat guidata da un meccanico 49enne di Realmonte. L'impatto è stato fatale. Il piccolo, viste le gravissime condizioni, è stato subito trasportato in aereo soccorso all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. I carabinieri stanno cercando adesso di chiarire tutti gli aspetti della tragedia e di accettare le responsabilità. Un'inchiesta è stata aperta alla Procura della Repubblica di Agrigento che vuole vederci chiaro adesso su come si sono svolti i fatti. E proprio per questo è stato interrogato proprio il conducente della vettura coinvolta, il meccanico 49enne di Realmonte. Altra indagine parallela è dal risultato pressoché immediato e a chi fosse intestato il ciclomotore sul quale viaggiava il bambino deceduto. È grave incidente stradale ieri pomeriggio per un ragazzo di 14 anni di Delia. Il giovane, in compagnia di altri amici, stava percorrendo il viale Belvedere, noto come La Petra, quando all'improvviso, per causa di un buco per una manovra brusca, ha perso il controllo della moto. Sbalzato a terra, ha riportato gravi ferite alla testa. Il ragazzo è stato trasportato per ulteriori controlli all'ospedale di Caltanissetta in elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Delia, che stanno accertando adesso la dinamica dell'incidente e il pronto intervento arrivato da Sommatino. E un bambino di 1 anno e mezzo è morto sbranato dai due cani di famiglia a Masca Lucia in provincia di Catania. La madre, che ha tentato di salvarlo facendogli scudo con il proprio corpo, è rimasta ferita. Inutile il trasporto in ospedale del piccolo con l'elisoccorso. Il vice sindaco di Masca Lucia, Fabio Cantarella, ha disposto il sequestro dei due cani, i due dogo argentini. La tragedia è avvenuta all'interno di una villetta familiare. È un giorno tragico oggi per Masca Lucia. Vi invito a pregare per il piccolo di poco più di 1 anno che non ce l'ha fatta, e per la madre ferita nel tentativo di strapparlo ai loro cani inferociti, ha scritto su Facebook appunto il vice sindaco Candarella. Cambiamo adesso argomento, ci spostiamo ad Agrigento. Un'autovettura viene inseguita dalla via Imer alla via 25 Aprile, poi contromano a scendere lungo via Gioeni all'altezza delle Poste. I due giovani, che erano all'interno della Peugeot 207, abbandonano la macchina e scappano lungo la scalinata che riporta in via Imer. È stato un primo pomeriggio molto complicato quello di ieri per la Polizia di Stato, che prima ha inseguito la vettura e poi a piedi i due giovani. Alla fine uno è stato acciuffato, si tratta di un 20enne di Mussomeli. L'altro giovane invece è riuscito a far perdere le proprie tracce scappando sotto il viadotto Garibaldi. Il 20enne dovrà adesso rispondere delle ipotesi di reato di ricettazione. La Peugeot, infatti, è risultata essere stata rubata un paio di giorni fa a Porto Empedocle. Non è escluso che possa scattare anche il riciclaggio, visto che a quanto pare su quella Peugeot nella parte posteriore sarebbe stata collocata una targa di un'altra vettura, targa che era stata rubata dalla macchina di un noto avvocato agrigentino. All'interno della vettura i poliziotti hanno trovato anche numerosi arnesi atti allo scasso. E un 20enne di Licata è finito nei guai. Il giorno di Ferragosto è stato sorpreso a scorrazzare a tutta velocità con la sua moto d'acqua tra i bagnanti nella spiaggia tra Mollarella e Pisciotto, ed è stato denunciato per aver messo a rischio la sicurezza della navigazione degli stessi bagnanti. Il 20enne è stato beccato grazie all'aereo, una TR-42 della Guardia Costiera, che per i 2 giorni di Ferragosto ha sorvolato il litorale agrigentino, come potete vedere in queste immagini della Guardia Costiera. Dall'alto i
militari hanno ripreso e registrato le evoluzioni della moto guidata dal ventenne Licatese a pochi metri dalle tantissime persone che facevano il bagno in mare. Scattato l'allarme, sul posto è arrivata una motovedetta della Guardia Costiera che ha bloccato lo scooterista. Il giovane è stato denunciato a piede libero e la moto è stata sequestrata. Non hanno commesso nessun reato. Il giudice per le indagini preliminari Francesco Provenzano ha disposto, su richiesta del pubblico ministero Andrea Maggioni, l'archiviazione delle indagini per i dirigenti Francesco Filippo Tigano, Giuseppe Garofalo e Vito Tancredi, i tre componenti della commissione autotutela della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate siciliana erano rimasti coinvolti per il parere emesso in merito ad un avviso di accertamento che era stato oggetto di indagine nell'ambito dell'operazione duty free del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. L'archiviazione è stata motivata con la più radicale delle formule assolutorie previste dal codice, ossia perché il fatto non sussiste. La posizione degli stessi è risultata chiara da determinare la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero che ha condotto le indagini senza alcuna necessità dell'istruttore dibattimentale, perché la correttezza procedurale è di merito del parere emesso dai tre componenti della commissione autotutela emersa già nella fase delle indagini preliminari. E Carmelo Capizzi, operatore ecologico di Palma di Montechiaro, 43 anni, è stato arrestato dalla polizia del locale commissariato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e furto di corrente elettrica. L'uomo, secondo gli agenti che hanno operato diretti dal vicequestore aggiunto Angelo Cavaleri, durante una perquisizione sarebbe stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina. Venivano messi sotto osservazione, scrive la polizia in un comunicato, alcune vie e piazze di Palma di Montechiaro deputate allo spaccio delle sostanze stupefacenti già individuate sulla scorta di precedenti servizi di polizia. I risultati, appunto, non si sono fatti attendere. Un fiume di acqua e fango si è riversato ieri mattina nel mare della Foggia a Sciacca. La rottura di una condotta che serve un'azienda agricola a circa 4 km dalla località balneare saccense ha determinato lo sversamento dell'acqua di colore marrone, perché mista a terra e fango, nel torrente Capo San Marco e dunque al Lido Foggia. Immediato è scattato l'intervento dei militari del Circo Mare di Sciacca, che hanno proceduto ai controlli. In poco tempo sono riusciti ad individuare il punto esatto in cui la condotta era saltata. Il proprietario dell'azienda si è subito messo all'opera per riparare il danno, dice il comandante del Circo Mare, il tenente di vascello Salvatore Calandrino, e lo sversamento è stato bloccato. I carabinieri della stazione di Naro, diretti dal maresciallo Leopoldo Elefante, nel corso di un controllo del territorio il giorno di Ferragosto hanno eseguito due perquisizioni domiciliari e hanno denunciato due donne, una 33enne e una 32enne, per detenzione di hashish. Alla 33enne sono stati ritrovati circa 4 grammi di sostanza stupefacente ed è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio. Alla 32enne invece solamente un grammo di sostanza per uso personale ed è stata segnalata quale assuntore. Siamo adesso alla politica. Il sindaco di Naro, Lillo Cremone, e la vice sindaco della città, Lidia Mirabile, rispondono alle accuse del consigliere di opposizione Angelo Gallo, che in un'intervista a TV Europa accusava l'amministrazione Cremona di aver perso un finanziamento di 250.000 euro e che altri due contributi dovrebbero avere la stessa sorte. Alla fine di tutte le edizioni del nostro telegiornale di oggi, all'approfondimento, appunto, il sindaco di Naro, che già vedete nelle immagini, Lillo Cremona, e la vice sindaco di Naro, Lidia Mirabile. Una neonata di 40 giorni ha rischiato la vita per un rigurgito di latte, è stata salvata da una turista brasiliana che fa il medico. È accaduto, secondo quanto scrivono i giornali, la sera di Ferragosto in un locale di via Madonna degli Angeli ad Agrigento. I genitori della bambina, una coppia di Agrigento, stava cenando quando all'improvviso la neonata, dopo aver bevuto del latte, ha mostrato difficoltà respiratorie. A chiamare il 118 durante i primi minuti di concitazione sono stati i proprietari del locale. È stato però visto che l'ambulanza avrebbe impiegato del tempo per giungere a destinazione, se fra i commensali vi fosse o meno un medico. C'era fortunatamente una turista brasiliana che fa il medico, che ha messo in atto le prime manovre rianimatorie, salvando di fatto la bambina. Rimaniamo sempre ad Agrigento. Due ventenni sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dopo essere stati investiti da un'autovettura lungo Viale delle Dune a San Leone. È accaduto la notte di Ferragosto ed è stata l'unica emergenza che si è verificata nel rione balneare agrigentino. Alla guida dell'autovettura che ha investito i due giovani c'era una donna. L'incidente per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. I due ragazzi non hanno infatti riportato gravi ferite. Al Viale delle Dune
Sono accorse le ambulanze del 118 che hanno trasferito i giovani dell'ospedale di Contrada Consoli e delle pattuglie della Polizia di Stato che hanno ricostruito la dinamica del sinistro. La donna che era la guida dell'autovettura è stata sottoposta ai controlli di rito sul tasto alcolemica ed è risultata essere negativa. E ben 450 multe per divieto di sosta per violazione del divieto di transito sistemato tra Porto Empedocle e Real Monte per consentire ai mezzi di soccorso di poter intervenire in caso di emergenza. Una persona segnalata alla prefettura di Agrigento perché trovato sull'Arenile durante la notte di Ferragosto in possesso di 3 grammi di marijuana e hashish, un empedoclino sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria che, dimenticando di assolvere le prescrizioni della misura, cioè non presentandosi, è stato denunciato alla procura. Solamente alcuni dei dati del maxi controllo effettuato fra l'Arenile di Porto Empedocle e Real Monte dei poliziotti del commissariato frontiere che sono coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli della Guardia Costiera. Sono allo spettacolo tutto pronto per la grande kermesse del cinema a Sciacca, torna appunto lo Sciacca Film Fest, giunto ormai alla sua nona edizione da domani 18 agosto fino a domenica 28 all'interno del Multisala Badia Grande. La manifestazione di ingresso gratuito quest'anno rende omaggio a Ettore Scola, maestro indiscusso del cinema italiano, e presenta un programma particolarmente ricco. Nella prima parte la Bill Summer School, una masterclass sul linguaggio pubblicitario e sui nuovi media organizzato dalla rivista Bill Magazine, mentre la seconda parte del festival sarà dedicata al concorso 5 lungometraggi, 16 cortometraggi e 14 documentari. Ma lo Sciacca Film Fest non è solamente un concorso, oltre alle proiezioni vi saranno degli incontri con l'autore, tra questi Vincent Navarra, Giovanni Massa, Luca Guadagnino, e tra questi spinca anche il nome del regista di Grotte, Giovanni Volpe, che dopo il suo primo film Preghiera presenta il suo secondo lavoro Sulla Muri, un film scritto e diretto dallo stesso, dal testo liberamente tratto dalla Lupa di Verga, liberamente adattato al suo spettacolo teatrale Malerba e la Lupa, che ha ricevuto tanti premi, tra cui il Gioco d'Oro premi del Parlamento Europeo. È un film indipendente con una Giorgia Flora nel ruolo della Lupa e Angelo Costanza nel ruolo di Nanni Lasca, dove passione ed emozione entrano in perfetto connubio con i profumi della Sicilia. Il film sarà proiettato giorno 19 agosto alle 20 presso la Badia Grande Multisala, Sala degli Archi. Turismo sold out a Lampedusa ma anche a Real Monte e a Naro, stagione turistica a dir poco eccellente, quella che si sta consacrando in questo periodo di Ferragosto. Il tutto esaurito sulla più grande delle Pelagie si registra ormai da diverse settimane. Solamente chi aveva prenotato per tempo è riuscito a trovare un posto in albergo o un mezzo di trasporto per giungere sull'isola, gli altri, chi ci ha pensato all'ultimo minuto, difficilmente sono riusciti a raggiungere Lampedusa. Stagione turistica dunque senza precedenti, ripetono alcuni degli albergatori dell'isola. L'immagine di Lampedusa nel mondo è veramente cambiata grazie anche e soprattutto a tutti gli avvenimenti di fama internazionale che hanno visto protagonista l'isola. Boom di presenze turistiche anche nella città della Scala dei Turchi, a Real Monte, con significativo aumento di turisti stranieri, tutto esaurito negli alberghi, nei bed and breakfast, nelle case vacanze, prenotazioni di massa anche a Naro, con le strade del centro storico barocco che pullulano di turisti, tutto esaurito nei bed and breakfast, ristoranti quasi al collasso. E a Ravanusa invece questa sera andranno in scena i Teppisti dei Sogni con Salvo Romano, domani si esibiranno i Guerniche e dopodomani, ossia giorno 19, chiuderà il cartellone di iniziative estive di Ravanusa il cantante Pupo. Positivo il bilancio delle iniziative con tanti eventi che si sono susseguiti sui palchi della piazza, dal piano bar ai complessi musicali. Non sono mancate le tradizioni paesane come la rietina, la partita di calcio con gli emigrati. Particolare rilievo hanno avuto i fuochi pirotecnici che hanno incantato i tantissimi presenti. E siamo in chiusura, pesca e pesca, la sagra della pesca di Bivona porta in montagna i sapori del mare il prossimo 20 e 21 agosto. Per la prima volta il pescato del Mediterraneo affiancherà le degustazioni della speciale varietà di frutto a polpa bianca. In programma mostre e mercato, teatro del gusto, dibattiti, storie di mare e di montagne. Il tradizionale frutto dal sapore dolce e aromatico sarà abbinato al meglio dei prodotti ittici dei pescatori siciliani, con accostamenti delicati che uniscono i sapori del mare e uno dei più dolci prodotti della terra.
Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, adesso vi lascio allo speciale, all'approfondimento. Ospiti il consigliere di opposizione di Naro, Angelo Gallo, che accusa l'amministrazione comunale retta dal sindaco Lillo Cremona e dalla vice sindaco Lidia Mirabile di aver perso un finanziamento di ben 250.000 euro. Dunque, botta e risposta, scusate, tra l'opposizione e l'amministrazione comunale di Naro. Grazie per averci seguito, buon proseguimento, arrivederci.